Buongiorno e grazie per essere intervenuti a questa conferenza stampa di presentazione di Elenco SI 2016-2017 di Verona e provincia. Andiamo subito con la presentazione delle persone che contribuiranno a questa conferenza stampa. Alla mia sinistra Fabrizio Scarmagnan, coordinatore e pagine SI SPA per Verona e provincia, al suo fianco Paolo Fabrello. 486esimo Papa del Gnocco, se dico bene mi sono un po' documentato giustamente, giusto? Un grazie particolare, oltre che a lui, permettetemi, anche a tutte le maschere che sono qui in prima fila, con un saluto alle loro maestà Marco Riccadonna alias Re Teodorico della Carega, grazie, e al Re Saltucchio e Regina Caterina. Saluto anche gli altri presenti. Gli altri nobili presenti e le altre maschere. Accanto al papà del gnocco, Sauro Pellerucci, il presidente di Pagine SI SPA, al suo fianco, scusate, Marina Spallino, dirigente azienda ospedaliera integrata Verona, e accanto alla dottoressa Roberto Preda della direzione vendite di Pagine SI SPA. Cosa dire? Io parlo da parte del Carnevale, del Bacanale di Verona, a vedere su un giornale che andrà su tutte le famiglie in tutta Verona, davanti al Papà del Gnocco, per noi che siamo carnevalanti è una cosa veramente bella, importante. Lavoriamo tutto il tempo dell'anno per fare la sfilata del Gnoccolar, siamo sempre pronti per andare ovunque ci chiamino e dove c'è anche gente che ha bisogno. Grazie. E ora lei, Presidente, il microfono in questa Sì, giornata d'accordo. particolare con tanta tradizione, ma anche tanta nostra innovazione. Sì, ovviamente l'innovazione è chiaro, l'elenco telefonico cartaceo è uno dei prodotti, è il prodotto più tradizionale che abbiamo all'interno di Pagine SI. Oggi ci si muove molto anche con il web sostanzialmente, ma l'elenco telefonico, nell'accezione appunto dell'utilità, mantiene una posizione, diciamo, privilegiata nelle case e nelle aziende. Effettivamente è l'elemento più fisico di comunicazione che ormai da 50-70 anni, esattamente, ne ho perso anche un pochino, diciamo, il conteggio degli anni, anche perché non eravamo presenti quando lui iniziò, ovviamente comunica e fa comunicare le persone tra di loro. Mi fa particolarmente piacere quest'anno di avere il vostro bacanale sulla copertina, perché credo e crediamo tutti che questi siano gli anni un po' del volontariato, anche della volontà di poterci rivedere nell'ambito del nostro ruolo nelle città, nella società, e queste espressioni che ormai vanno avanti da 500 anni quasi, insomma ci sarà tra 14 anni, immagino, una grande festa che possa, no, ricordare questo in realtà, però ecco, procede grazie a dei volontari, perché vedo qui delle persone ovviamente che immagino ho sentito tutto l'anno a lavoro per costruire questa sfilata, questa festa sostanzialmente. È chiaro che diventa per noi un obbligo quello di portare in copertina ovviamente un'iniziativa che è così grande e così sentita. Quindi io vi ringrazio perché rappresentate quello che in Italia ovviamente continua a rimanere un'eccellenza, e quindi un'eccellenza nata dalla volontà di persone, in realtà come voi, che si impegnano gratuitamente. Sai cosa vedi invece? È una delle novità di cui magari ci vuole parlare un po' più approfonditamente. Certamente, Sai Cosa Bevi è uno dei prodotti invece che sviluppiamo con la nostra divisione C4Web, che è la divisione che si dedica alle innovazioni tecnologiche appunto intorno al web. È un'iniziativa che presenteremo ufficialmente proprio esattamente tra un mese, il 10 aprile, al Vinitaly, che si rivolge a tutti i produttori di vini e di olio, sostanzialmente, in questo caso di vini, ovviamente parlando del Vinitaly, che permette alle aziende di poter far visualizzare il luogo dove è stato prodotto il vino, quindi il vero e proprio il vigneto, e quindi anche le operazioni che vengono poi svolte all'interno della cantina tramite l'ausilio di un videodrone, quindi in realtà con l'ausilio della nostra flotta di droni che si sviluppa in tutta Italia e che permette quindi di poter accedere al contenuto della bottiglia prima di acquistarlo, prima di degustarlo. Quindi in realtà tramite un QR code, tramite la realtà aumentata, permettiamo a chi sta scegliendo in enoteca o nel momento in cui sta acquistando o decide di degustare, di poter visualizzare la storia di quel vino. Questa è ovviamente una grande opportunità per quello che è il Made in Italy e per quello che era la forza della nostra, diciamo, industria agroalimentare, che ha bisogno di essere appunto fatta pregustare proprio per mantenere la sua eccezionalità, la sua caratterizzazione italiana che in effetti viene riconosciuta nel mondo.